Il Comune si spacca sul documento unitario che sarebbe dovuto uscire dalla terza commissione consiliare dopo le audizioni sulla questione Movida, un documento bipartisan che sarebbe stato cancellato per volere del sindaco, accusa l'opposizione, che ieri nel pomeriggio ha convocato in fretta e furia una conferenza stampa. Stefania Pezzopane del PD afferma che la maggioranza ha prodotto addirittura un'impegnativa che nel regolamento non esiste. Quando dovevamo chiudere, concretizzare, la maggioranza si è sfilata e rispetto al testo che avevamo più o meno concordato mi ha presentato uno alternativo che non dà all'amministrazione attiva nessuna indicazione, addirittura hanno coniato il nome nuovo di impegnativa. L'impegnativa non esiste nel regolamento comunale, esiste l'ordine del giorno, la mozione, l'interrogazione. Allora ci siamo molto irritati perché abbiamo capito che non vogliono fare nulla, che si crogiolano dentro il compiacimento di quello che fanno e non vogliono migliorare il corpo della polizia municipale. Noi chiedevamo più assunzioni, non vogliono applicare le regole, hanno espunto dall'ordine del giorno il tema del rispetto delle regole, cose abbastanza assurde. A questo punto si va in consiglio comunale con il nostro ordine del giorno per discutere in consiglio comunale questi temi. L'auspicio era un documento unico, invece alla fine ci si è ritrovati con un documento depositato dalla maggioranza che non corrispondeva a quello al quale si era lavorato assieme. Insomma, critiche a non finire dai consiglieri Tomassoni, Romano e Rotellini, Palumbo e Pezzopane. Insomma, anche sul tema così importante non c'è stata convergenza e le minoranze così accusano che vengono cancellate dal dibattito. Vi sono tante occasioni di confronto, poi alla fine il centrodestra è unito, è compatto, chiaramente l'opposizione fa da stimolo e svolge il suo ruolo nel rispetto della sua funzione. Poi in questa città c'è una maggioranza e c'è una minoranza, quindi è chiaro ed evidente che a noi compete oggi il ruolo di governo.